quotidiano, Fulvio Marino. Eccoci. Buongiorno. Vedo qua delle cose meravigliose. Sì, esatto. Che panne fai oggi? Andiamo dove oggi, andiamo? Oggi andiamo abbiamo in Lazio. Tagliato anche il capello. Abbiamo tagliato anche i capelli. Ma sì. Come stai bene? Grazie. Ok. Oggi facciamo la ciriola romana, la mitica ciriola romana. È un pane popolare che adesso fortunatamente si trova ancora in qualche forno, ma è molto interessante da fare a casa. Cosa oggi serve come ingrediente? Allora, gli ingredienti oggi facciamo, siccome siamo verso la fine del nostro anno, andiamo anche a spiegare delle tecniche leggermente più complesse, giusto, se vogliamo. E parliamo di biga, naturalmente. Naturalmente la biga è un prodotto, un prefermento tutto italiano, codificato dal nostro maestro Pier Giorgio Giorilli, che è un grande panificatore che abbiamo in Italia, che è un prefermento solido. Quindi ci servirà 500 grammi di farina tipo zero, forte, quindi anche qui 14% di proteine, 250 grammi d'acqua e 5 grammi di lievito fresco di birra. Dopo ti farò vedere come fare. E poi per l'impasto prenderemo questa biga, che fermenterà un po' di ore, e aggiungeremo 500 grammi, in questo caso, di farina tipo 2, quindi una farina leggermente meno proteica, 330 grammi di acqua, 5 grammi di lievito fresco di birra, 5 grammi di malto e 20 grammi di sale. E lo farciremo con carciofini, mortadella e un po' di caciotta per essere impareremo in dunque a fare la biga. Esatto, sì. Ecco, grazie a Fulvio Marino. Benciamo questo pane regionale, pane romano, che si esatto chiama... Oggi facciamo la ciriola. La ciriola, e che ci vuole la biga. La allora, biga... Esatto, è un preimpasto, un prefermento, utilizziamo i termini corretti, che è stato codificato, è un prefermento tutto italiano, perché noi abbiamo il nostro Gualtiero Marchesi della panificazione, che è il maestro Pier Giorgio Giorilli, che ha, diciamo, codificato, ed è un prefermento che all'estero, se vediamo l'utilizzo della biga, sicuramente è passato qualche italiano, oppure qualcuno è venuto in Italia ad imparare, quindi è un nostro orgoglio della panificazione. La biga però ha delle regole ben precise, naturalmente dipende da tanti fattori, sicuramente dalla tipologia di farina, dalla quantità di lievito e soprattutto dalla temperatura dell'acqua. In questo caso diamo una regola generale, utilizziamo una farina molto forte a casa per fare la biga e permettere che questa fermentazione avvenga nel modo corretto, utilizziamo una farina che abbia almeno il 14% di proteine. Poi mettiamo 250 grammi di acqua, quindi il 50% di acqua fredda, per controllare, diciamo, questa fermentazione, e l'1% di lievito di birra, quindi 5 grammi su 500 grammi di farina. E importantissimo, non dobbiamo far sviluppare il glutine. Cosa significa? Non dobbiamo impastare troppo questo composto, perché la biga non deve lievitare ma deve fermentare. Come si fa a farla fermentare e non farla lievitare? Impastando molto poco, quindi così non come sviluppando. Hai fatto tu? Sì, esatto, e soprattutto andando a inserire una quantità di acqua non più alta del 50%. Alcune bighe vengono fatte anche al 44-45% di acqua. La poca acqua e il poco impasto permettono che questo prefermento non lieviti. Cosa succede? Lo lasciamo riposare 18 ore in un posto fresco di casa. La temperatura perfetta sarebbe 18 ore a 18 gradi, è importante dirlo. Così lo ricordiamo. Però è importante che noi conosciamo la nostra casa e cerchiamo di metterlo in un posto fresco. Il risultato quale deve essere? Deve essere questo, Antonella, che è... acidifica un po'. Allora, è importante, non deve avere un profumo di fermentato, ma non deve essere troppo acida, okay, e non deve essere troppo lievitata. Vedi che ha proprio un profumo... Sì, è vero. Che non deve, e anche il colore è molto importante, non deve essere troppo scura. E naturalmente sui manuali di panificazione ci sono le regole precise a seconda delle temperature delle farine utilizzate. Questo è importante dirlo. Cosa succede? Adesso, dopo 18 ore, le temperature che abbiamo spiegato, andiamo a inserire la biga nella nostra ciotola. L'acqua che inseriremo dopo sono 330 grammi d'acqua. Iniziamo a metterne un po', semplicemente per farla sciogliere. Se abbiamo l'impastatrice diventa tutto più facile. E andiamo ad inserire la nostra farina restante, che sono altri 500 grammi. La farina che deve essere aggiunta però dopo, quindi non quella della biga, non deve essere una farina eccessivamente forte, perché abbiamo bisogno di una farina molto proteica per la biga, ma la seconda farina che viene aggiunta dopo deve essere una farina che abbia ma non più... Ma questa biga perché si fa? Allora, bravissima, ecco, veniamo alla cosa più importante. Si fa per aromi, profumi, gusti e soprattutto per una maggiore digeribilità, perché la biga inizia a scomporre, soprattutto a livello enzimatico, e i lieviti iniziano a fermentare e a scomporre e a dare al nostro prodotto finale soprattutto una maggiore digeribilità. Questo è molto importante, e io vorrei dire anche che, paradossalmente, essendo una tecnica abbastanza complessa,
è anche più comoda, perché noi abbiamo un prefermento di 18 ore e poi la seconda lievitazione dura solo più 2 ore, come ti faccio vedere adesso. Quindi ci permette di avere un prodotto molto digeribile, ma con una lievitazione, una seconda lievitazione molto più corta, e quindi comodo per la casa. Cosa ho messo? 330 grammi di acqua, ho aggiunto nel secondo impasto, oltre alla biga, 5 grammi ulteriori di lievito fresco di birra, il nostro malto, che sono 5 grammi, io gli ho messo una leggera parte di acqua semplicemente per farlo sciogliere meglio, e poi vado con il sale, che sono 20 grammi. È importante impastare fino a quando il nostro impasto sarà molto liscio e omogeneo. Certo. Continuiamo ad impastare e andiamo a far lievitare un'ora a temperatura ambiente. Perché così poco? Perché abbiamo già una percentuale di preimpasto che ha già fatto il suo lavoro. Quindi in una sola ora abbiamo la possibilità di far il pane ed averlo effettivamente soprattutto digeribile. A questo punto sul tavolo andiamo a crearci le nostre ciriole, che sono dei panini di una pezzatura che va dagli 80 ai massimo 100 grammi, buonissimi, un panino anche da consumare in giornata, e spezzando la nostra pasta facciamo questa prima piegatura in questo modo e poi andiamo a chiudere la nostra pasta senza farina e andiamo a chiuderla in modo da formare la classica forma della ciriola. Te ne rifaccio un'altra. Il gladiatore è una raffinatezza, è la musica del gladiatore, il campo di grano, Roma, e quindi... E questo è proprio un omaggio. Non finiva benissimo. Non finiva benissimo. Ma noi lo facciamo finire bene. Noi lo facciamo finire bene. Quindi allunghiamo il panino, leggermente le nostre punte e creiamo, quindi primo, preformatura. Poi andiamo a schiacciarcela, andiamo a piegare di nuovo su se stesso e con le mani andiamo a creare le classiche punte della ciriola. Andiamo a metterla su una teglia con carta da forno a lievitare, copriamolo con una pellicola per un'altra ora, fino a quando, eccoci qua, non diventa. Abbiamo le nostre pagnotte che si vede che sono belle lievitate. Per favorire il taglio e quindi non far scivolare troppo, non far appiccicare la lama del coltello sulla pasta, andiamo a spolverare leggermente di farina e facciamo un taglio piegando la lama del coltello a 45 gradi per lungo, taglio molto netto e deciso, che poi in cottura si aprirà, e andiamo in cottura direttamente, quindi taglio subito in forno statico a 240 gradi dai 12 ai 15 minuti, a seconda poi del E diciamo, poi qui abbiamo, essendo forno, un pane romano, la mortadella e i carciofini. No, guardate questa consistenza, panino, la bellezza di questa eccellenza italiana. Queste sono proprio le classiche pagnotte. Che è meravigliosa e soprattutto la mollica, che è una mollica fitta e non è bucata, molto bucata, proprio per contenere e avere la consistenza perfetta. Guarda, è un panino che adesso mi mangerò. No, sì, perché a te la mortadella... A me la mortadella piace. Guarda dentro, adesso è naturalmente caldo, ricordiamoci sempre che dovremmo aspettare un po' per tagliare il nostro pane. Ma noi pane, proprio lo tiriamo fuori caldo perché ci piace l'idea di farvi vedere il pane, non quello finto che è gommoso, ma proprio appena uscito dal forno. Carciofini, mortadella. Guarda che meraviglia. Mortazza. Veramente, mortazza, e poi mettiamo come il nostro diciamo cappellino. E questo mi chiudo gli questo occhi e sto a Roma. Senti che roba. Evviva. Ne taglio anche una io. Aspetta che io farcisco per tutti. Altro questo è proprio gladiatore. il panino di Roma, proprio che ci riporta proprio quello che chi è andato a Roma e soprattutto si ricorda nei forni e ci porta proprio alla... Io posso stare qua. Senti, guarda, questo me lo dai dopo, certo, che lo mai è il mio pranzo. Io guarda, è quello morso. Esatto. Quindi non può essere sbagliato.